È indegno che tu mi sottoponi a queste similitudini e metafore. Metafora? Metafore. Che sarebbe? Le metafore. Ma le metafore, come dirti? E quando parli di una cosa paragonandola a un'altra. Che è una cosa che si usa nella poesia. Sì, anche, sì. Per esempio? Per esempio, quando dici il cielo piange, che cosa vuoi dire? Che sta piovendo. Ah sì, bravo. Questa è una metafora. È semplice. Mm? E beh, perché c'è questo nome così complicato? Gli uomini non hanno niente a che vedere con la semplicità o la complessità delle cose. E scusate, Don Pablo, me ne vado. Ieri stavo leggendo una cosa, no? Stavo scritto. L'odore dei parrucchieri mi fa piangere e stridere. Eppure questa è una metafora. No. No, esattamente. A me mi piaceva pure quando avete detto sono stanca di essere uomo. Perché è una cosa che pure a me, no? Mi succede, però non lo sapevo dire. E quando l'ho letto mi è piaciuto molto. Ah, e perché l'odore dei parrucchieri mi fa piangere? Ma vedi, Mario, io non so dire quello che hai letto con parole diverse da quelle che ho usato. Quando la spieghi, la poesia diventa banale. Meglio di ogni spiegazione è l'esperienza diretta delle emozioni che può svelare la poesia a un animo predisposto a comprenderla. Esce da sé a ogni istante, dice che sì, dice che no, poi che no. E in azzurro, in schiuma, in galoppo, dice che no, poi che no. Non può stare tranquillo, me chiamo mar, ripete, appiccicandosi a una pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con sette lingue verdi, le sette tigri verdi, le sette cani verdi, le sette mari verdi, la percorre, la bacia, la inumidisce, e si batte il petto ripetendo il suo nome. Allora, che cosa te ne pare? Strano. Come strano? Tu sei un critico severo, eh? No, 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 non la poesia. Strano. Strano come mi sentivo io mentre la diceva. E come ti senti? Non so, le parole andavano di qua e di là, no? Come il mare, allora? Esatto, come il mare. Infatti, ecco, e sto in ritmo. Infatti mi è venuto il mal di mare. Il mal del mare. Perché mi... non so spiegare, ho sentito come una barca, no? Sbattuto in mezzo a tutte queste parole. Come una barca? Sbattuta dalle mie parole. Tu lo sai cosa hai fatto? Io ho fatto una. No. Sì? No. Come che no? Ma veramente? Sì. Vabbè, però non vale, perché
fa. Volere non è importante, perché le immagini. Le immagini nascono casuali. Cioè, voi che volete dire allora? Che, per esempio, non so se mi spiego, che il mondo intero, no? Ma il mondo intero proprio, dico, col mare, col cielo, con la pioggia, le nuvole. Ah, ora tu puoi già dire eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Cioè, il mondo intero, allora, è la metafora di qualcosa. Ho detto una stranzata. No, per niente. Per niente. Avete fatto una faccia strana. Mario, facciamo un bagno. Adesso faccio un bel bagno e rifletterò sulla tua domanda. E poi domani ti darò una risposta. Ma veramente? Sì, veramente.